Buonasera a tutti, mi spiace non essere collegata in diretta con voi, sono in consiglio comunale ma ci tenevo tanto a farvi un saluto, è un grande orgoglio che anche quest'anno, in un anno così complesso, il nostro premio letterario Città di Sarzana vada avanti con tantissimi autori da tutta Italia e non solo, e con tanti magnifici premi. Grazie, un grazie particolare, devo farlo, a una donna straordinaria, tenace, coraggiosa, che nonostante tutto non si è fermata e lancia a tutti un grande messaggio di speranza. Susanna Musetti, brava, grazie, torneranno le serate sotto le stelle di questo premio, hai dato una prova di grande coraggio e Sarzana è con te. In bocca al lupo a tutti i partecipanti. Io ringrazio il nostro sindaco per averci fatto e mandato questo messaggio e allargo a tutta la giuria, perché grazie a loro se questo premio si sta allargando, evolvendo, e quindi ringraziamo la giuria completa. E più vorrei ringraziare anche il vicepresidente del premio perché sta facendo delle sigle veramente professionali. Stasera è una delle serate che preferisco perché c'è la sezione F, Juniores, Giovani Belle all'Opera. Questi ragazzi hanno presentato significativi e pregevoli scritti, conseguito risultati sorprendenti che Marisa Vigo utilizzerebbe in espressioni fulgidi, esempi in crescita. Saranno sicuramente il nostro futuro.
la cosiddetta generazione pollice, si è dimostrata capace anche di usare la penna per esprimere emozioni e sentimenti, perché tramite la bellezza e la purezza della parola hanno dato voce alla propria fantasia, alla meditazione, all'introspezione, mi complimento con tutti loro, li stimolo e li esorto a continuare. Buonasera, invito Marisa Rigo. Buonasera e buonasera a chi ci ascolta. Questa è particolare come serata, perché dedicarla ai ragazzi, ai giovani, io lo definisco giovani virgulti, è un elemento fondamentale ed è anche la finalità del nostro premio. Sempre noi abbiamo dato uno spazio rilevante proprio ai ragazzi e ai loro docenti, perché riteniamo che la formazione debba essere un'unione di educazione e formazione all'interno della famiglia, ma anche la scuola ha un ruolo primario in questo. E naturalmente una scuola attenta ai loro bisogni, alle loro problematiche, e una scuola che sappia formare veramente gli uomini di domani. Non a caso, se ricordi Susanna, noi 2 anni fa abbiamo dedicato proprio l'argomento dell'anno ai ragazzi, un bambino amato, un adulto responsabile. Ti ricordi che in quella circostanza è stato con noi anche Paolo Pè, che con il testo Il Coraggio ha proprio anche affrontato le tematiche dei ragazzi. E quindi noi ogni anno lo ripetiamo e lo vedremo anche questa sera quanto sono bravi. Sì, certo. E diciamo qualcosa anche al sindaco che ci ha fatto questo bel messaggio. Certo, anch'io ringraziamo l'amministrazione comunale, tutta la giunta. Certo, noi abbiamo avuto sempre nel corso degli anni contatto con l'amministrazione, perché è un punto di riferimento, perché avere il patrocinio del comune significa avere il beneplacito e la disponibilità di determinate aree che poi sono anche il cuore di Sarzana, perché il palazzo, certamente il palazzo Roderio, dove noi abbiamo anche l'anno scorso svolto il salotto letterario, ma la fortezza Firmafede, le piazze, la piazza antistante il comune, ma le piazze in generale, sì, sono piene di retaggi del passato. La città stessa con le 2 porte, no? Rappresenta veramente una comunità raccolta che ha le tracce della storia, e questo è importante. E allora un premio come il nostro può dare la possibilità ai partecipanti non solo di conoscere questi luoghi, di conoscere il golfo, il golfo dei poeti tra l'altro, e i dintorni, ma anche di poter proporre i loro lavori, appunto, come ha detto la sindaca, alla luce delle stelle, come abbiamo fatto tante volte, quindi con una cornice suggestiva per opere di pregio. Grazie sindaco. E diamo appuntamento allora a tutti i nostri autori ufficiali a luglio del 2021. Vi invitiamo a partecipare al premio. Allora, io inviterei anche una nostra giudice, la dottoressa Gabriella Picerno. Buonasera a tutti. Buonasera. È un onore per me essere qui stasera a premiare questi ragazzi così, insomma, impegnati nella narrazione, perché è veramente è importante questa serata, secondo me, perché questi ragazzi davvero sono la speranza a tutto tondo, no? Di qualcosa che può essere un esempio importante per noi adulti, che spesso invece vacilliamo un po', no? Su certi aspetti. Invece
leggere queste opere è stato davvero piacevole per me e ne sono davvero contenta perché ho letto delle cose molto belle, molto. E quindi volevo complimentarmi con i premiati perché se lo meritano E proprio, cioè, sono adesso proprio in gamba. li chiamiamo perché sono i ragazzi di oggi, ma gli uomini e le donne del domani. Quindi, Certo, allora, prima certo. classificata Aurora Vannucci di Parma con il racconto inedito Le Tre S. Questa ragazza ha solo 15 anni. Si può Sì. definire speciale, poiché con grande abilità riesce a trascrivere realtà di vita quotidiana in pagine bianche. Sorprendente l'analisi interiore che riesce a trasmettere con i suoi elaborati. Gli argomenti che affronta sono disagi giovanili, spesso il bullismo, oppure affronta le difficoltà dell'adolescente. La sua scrittura è fresca e mai banale. La penna di questa giovane autrice sembra di una persona matura, con alle spalle anni di esperienza. Proprio per le dottrine trattate, che ora sentiremo un estratto del suo racconto, capirete che questa sarà sicuramente una scrittrice famosa. Sarà. Io glielo auguro. Invito Gianluca Rizzo per la recitazione. Mi sentite? Buonasera Gianluca, ecco. Buonasera a tutti, anzitutto. Sono molto contento. Due parole, poi lascio ovviamente lo spazio al testo perché siamo qui per questo. Mi complimento con tutti gli autori, con il lavoro che è stato fatto da parte dei giudici e di selezione. Sono molto contento di essere stato scelto come lettore per questa serata perché, sapete che oltre a occuparmi di teatro, mi occupo da molti anni anche di scrittura e devo dire che il premio Città di Sarzana non dimentica mai di fare grande attenzione ai giovani e alle giovani. E la letteratura Sì. ha un dannato bisogno delle scrittrici, delle voci femminili. Mi ha fatto piacere, sono contentissimo di partire con il testo di Aurora Vannucci, che finalmente, insomma, vedo perlomeno, ecco, ci dobbiamo accontentare dello strumento, ma le faccio ovviamente i miei migliori auguri, no? Per il futuro, ma sono certo che sarà un ottimo futuro, perché la partenza è buona. Allora, provo e spero di rendere giustizia al testo di Aurora. Da Le Tre S, racconto inedito. Silenzio, solitudine, smarrimento. Queste sono le tre S. Questa è la condanna che ogni giorno ero costretta a subire. Mi radicai contro il muro, cercando di colmare il vuoto che avvertivo attraverso le lacrime. Ma mi sentii ancora peggio. Dentro di me il buio. Ma cosa avevo di così sbagliato? Era una ragazzina di 11 anni, capelli ricci, castani, occhi color nocciola, bassa statura, una ragazzina qualunque. Le ragazze non mi accettavano nei loro gruppi perché non amavo acquistare vestiti firmati e trucchi e non ascoltavo la musica del cantante belloccio di turno, che il giorno prima tutte adoravano e il giorno successivo tutte dimenticavano. Durante gli intervalli scolastici, quando non riuscivo a sopportare le soporifere chiacchiere delle mie compagne di classe, cercavo di unirmi ai ragazzi nei loro giochi, ma spesso mi scansavano con le solite frasi di circostanza: "Tu sei una femmina, dai, lasciaci stare". Eppure io preferivo correre dietro a un pallone da calcio che subirmi gli insulsi commenti sui capi di abbigliamento alla moda. E considerando che questo era solo il primo anno delle scuole medie, come sarei sopravvissuta agli altri due? Mi rifugiai nella palestra della scuola, la schiena appoggiata al muro. Le luci erano spente. Un leggero raggio di sole filtrava dagli alti finestroni. Sentivo un lieve tepore sul viso. Nessuno era presente tranne me. O almeno questa era la mia convinzione. Notai che un ragazzo alto e robusto stava furtivamente entrando nella palestra. I suoi passi si percepivano appena. Mi
Le sue mani scavarono nella cesta dei palloni da basket e iniziai a ascoltare il rumore cadenzato del rimbalzo della palla sul pavimento. D'improvviso percepì la mia presenza e si voltò verso di me. Solo allora lo riconobbi. Era Jean, il ragazzo francese, trasferitosi da poco in Italia, un mio compagno di classe. I suoi occhi, scuri, color carbone, incrociarono i miei. E allora, che tu feci? Che tu fai qui? Mi domandò, sfoderando un'elegante R-moscia. Che ci fai tu qui? Risposi con una domanda, visto che non sapevo dare una risposta esauriente alla sua. J'ai choco, giocare. Gli enfants lasciano me da solo, perché ancora non parlo bene la tua lingua, rispose lui con un sorriso malinconico. Jean veniva isolato esattamente come accadeva a me. Anche lui era particolare, anche lui era un diverso. Non avevo mai notato la sua situazione, ero troppo concentrata sui miei problemi per notare quelli degli altri. E allora? Chiese nuovamente lui. Che ci fai qui? Ho cercato un luogo appartato per piangere, risposi io asciugandomi una lacrima che lentamente stava attraversando la mia guancia. Motivo? Il tuo, terminai. Jean mi fissò incredulo. Romain, davvero? Sì, certo, davvero, risposi io. Ma almeno tu, quando sei triste, ti metti a giocare. Io invece. Tu aussi, tu anche, dai, rispose lui, prendendomi la mano per farmi staccare dal muro. Vieni, dai, palleggiare insieme, esclamò sorridendo. Jean era proprio simpatico. Il suo accento francese, quel suo modo promiscuo di esprimersi, riuscivano a farmi sorridere. Iniziamo a giocare, passarci la palla, tirare a canestro. Il tempo passava e in classe c'era l'ora di matematica, ma sicuramente i compagni non si sarebbero accorti della nostra assenza. Per loro eravamo pur sempre degli invisibili. La professoressa, poi, che raramente faceva l'appello, era certamente troppo presa dai suoi calcoli. Grazie per l'interpretazione, la recitazione. Piaciuta Aurora? Sì. Allora, Spero abbia noi. reso omaggio al testo. Non ho sentito. Dicevo che spero che abbia reso omaggio al testo. Certo, una lettura dal vivo sarebbe stata preferibile. Dobbiamo accontentarci. Non mi accontento, certo. È un ottimo testo, è un ottimo testo. Grazie. Noi ti premiamo simbolicamente, poi ti arriverà a casa e le giudici vorranno aggiungere qualcosa, se no cambiamo autrice. Aurora, sei contenta? Volevo sapere. Ho dei problemi di Mi connessione, mi senti? sa, non riesco a sentire. Ho dei problemi. Ah, non senti quello che ti diciamo? Adesso sento, sì. Ok, volevo sapere se sei contenta di questo riconoscimento importante. Sì, sono contenta per il riconoscimento, vi ringrazio. E sì, sono orgogliosa di ciò. Bene. Ti aspettiamo allora per il prossimo anno con qualche altro tuo racconto. Va bene. Però Eh? cosa potrò scrivere? Vabbè, Sì. certo. Quanto tempo dedica alla scrittura in una giornata? Insomma, del tuo tempo? In realtà non è che scrivo tutti i giorni, dipende dalle Eh? volte. Che perché Ok. non è che tutti i giorni ho un'idea. Solitamente ci sto mezz'ora o un'ora. Poi dopo continuo di giorno in giorno ad aggiungere particolari, ad continuare Certo. tutto. Bene, bene. Sono contenta per te, Aurora. Aurora. Complimento. Aurora, ti volevo chiedere, ma scrivi di getto o scrivi dopo che hai meditato? Oppure ci sono delle motivazioni talvolta o delle situazioni che ti portano a scrivere? Oppure, Io prego, dimmi.
Perché io solitamente scrivo basandomi su ciò che accade attorno a me e quindi Certo. escludo dalla realtà. Però solitamente quando Quindi scrivo sembra qualcosa che è giusto, attorno no? Ecco, sì. quindi la vita che ti circonda, no? Rifletti, osservi. Tu sei una che osserva molto e poi riflette, vero? Sì, solitamente sulle cose sì, però quando scrivo comunque solitamente mi viene di getto. Bene. È anche questa una bella cosa. Poi rifinisci, cioè intervieni nuovamente dopo che hai scritto di getto, però ci ritorni sopra? No, solitamente no, quando proprio ho finito tutto do una revisione totale, però solitamente quando devo ricominciare a scrivere non ricordo dove sono rimasta perché me lo ricordo. Bene, Va bene, bene. quindi Grazie Aurora, sì. complimenti. E La prossima volta, se ricordati. sì, va bene. Mi E ti raccomando, salutiamo un abbraccio e se esci dalla stanza così man mano entrano gli altri. Invito tutti a uscire appena sono stati premiati. Ciao, un abbraccio.